dammi la forza per combattere. È molto pericoloso portare armi sulla schiena. Mi bagnò. I non umani non complottano come sostengono in noi, vero? Dannazione, questa cosa è caldissima. Salve, signore. Salve, occhi blu. Cosa desideri? Per iniziare, parlare un po'. D'accordo. Cassano sostiene che niente sia meglio di una conversazione come preliminare. Quali sono i tuoi sogni, occhi blu? Vorrei che la notte durasse per sempre. Nessun cavaliere su un cavallo bianco e altre sciocchezze del genere? Non sono una fanciulla come tutte le altre. Posso trascorrere la serata in tua compagnia? Con piacere, capelli bianchi. Ma prima dovrai offrire un contributo alla Casa della Notte. Soltanto 500 oren. Quant'è? Non possiamo raggiungere un accordo? Possiamo sempre trattare. Che ne dici di 750 oren? Preferivo 500 oren. Interessante. Che ne dici di 1000 oren? Temo proprio di no. Sparisci! Sente. Cosa? Siamo chiusi. La signora della notte non vedrà nessuno. Ho qualcosa per la tua padrona. Allora vai in un bordello. E ora sparisci. Questo non è un bordello? Questa è la Casa della Notte. Non è posto per i vagabondi straccioni come te. Ho parecchi soldi. Non mi farò corrompere. Chi ti credi di essere? Spari! Sì? Tuo fratello ti sta cercando. Non ho nessuna famiglia. Sei sicura? Questa è la mia casa. Loro sono le mie sorelle della notte. Devo essermi sbagliato. Sì? Buona fortuna. Ci sono parecchi clienti oggi. Terribili.
Dovrebbero proibirlo. Se conoscessi mia moglie, capiresti perché sono qui. Serviamo soltanto la gente di alta classe. Sono Ci spinito. Sono parecchi clienti. Se conoscessi mia moglie, capiresti perché sono qui. Quello che farò. Mi piace quella lì, con gli occhi blu. Un luogo davvero piacevole. Serviamo soltanto la gente di alta classe. Cosa? Vero e proprio temporale. Un Witcher, nascondete le vostre donne. È molto pericoloso portare armi sulla schiena. Dannazione, questa cosa è caldissima. Stai al tuo posto, Witcher. Non osare dire niente in giro. Il catalizzatore ha funzionato. Abbiamo rischiato un'esplosione, ma ancora una volta ho dimostrato che i signori di Zerricania sono soltanto degli incompetenti. Mi prudeva il naso. Sta attento! Non si scherza con la catalisi della pirite. Ma non ho starnutito. Ancora qui? Quando ci siamo incontrati hai parlato dei signori di Zerricania. Ho cercato di risolvere l'enigma dell'acciaio usando quell'inutile libro zerricaniano. Lo scambierei volentieri per qualcos'altro. Per cosa? Del ferro rosso di meteorite per i miei esperimenti. Quale libro? Zerricaniano. Qualcosa sulle sostanze esplosive. Potrebbe essere utile. Ancora qui? Quando ci siamo incontrati hai parlato dei signori di Zerricania. Ho cercato di risolvere l'enigma dell'acciaio usando quell'inutile libro zerricaniano. Lo scambierei volentieri per qualcos'altro. Per cosa? Del ferro rosso di meteorite per i miei esperimenti. Tornerò con il minerale. Ancora qui? Quando ci siamo incontrati... Ho cercato di risolvere l'enigma dell'acciaio usando quell'inutile libro zerricaniano. Per cosa? Del ferro rosso di meteorite per i miei esperimenti. Tornerò con il... Ancora! Cosa stai facendo? Sto sviluppando una pietra filosofale. Condividerò con te l'oro ottenuto dalla trasmutazione del piombo e come extra aggiungerò la garanzia dell'eterna giovinezza. E in tal caso tornerò presto a riscuotere la mia parte. Ancora! Cosa stai facendo? Sto sviluppando una pietra filosofale con... Davvero? Vengo dall'università di Oxenfurt. Mi hanno assunto per migliorare la lega d'acciaio usata nella produzione delle armi. È forse troppo brillante? Troppo cara. È quasi ferro e anche molto contaminato. Hai qualche ingrediente alchemico in vendita? Sono uno studioso, non un alchimista. Detesto la superstizione. Ma l'alchimia non è una scienza? Sciocchezze! La magia e l'alchimia spariranno da questo mondo. Rimarrà soltanto la vera scienza. Il mio amico Kalkstein si considera un alchimista. Kalkstein?
Non possiamo che ridere alle sue farneticazioni pseudoscientifiche. Hai letto il suo Metamorfosi? Un mucchio di sciocchezze scritto in un linguaggio oscuro, mirato a mascherare l'incompetenza del suo autore. Non ho letto i libri di Kalkstein. Una volta sono stato a un seminario di Kalkstein. Che incubo! Capisco. Ancora qui? Cosa stai facendo? Sto... troppo... Hai... ma ciò che... Ho letto Metamorfosi. Non è male. Riesci a immaginare una follia come il concetto della codipendenza della sostanza? Molto bene. Metamorfosi è un insieme di sciocchezze. Ancora qui? Cosa stai facendo? Davvero? Hai questo... Il... Ho letto... Kalkstein scrive della coesistenza della sostanza, non della codipendenza. Sono due cose completamente diverse. L'ultima pagina afferma che, nel caso delle sostanze, i termini codipendenza e coesistenza sono intercambiabili. Davvero? Lo rileggerò. Forse andrebbe meglio del rubedo. Ancora qui? Cosa stai facendo? Davvero? È troppo ca... Hai questo... Ma c'è... Il ca... Ho le... Kalkstein non dice che tutte le sostanze siano codipendenti. Le sue ipotesi riguardano soltanto le sostanze primarie. Che idea sciocca dividere le sostanze! Le sostanze secondarie non compaiono da sole. La distinzione è giustificata. Non discuterò oltre. In parole povere, le nostre ricerche riguardano l'essenza della materia, la principale argomentazione contro Kalkstein. Per quale miracolo può la codipendenza delle sostanze primarie affermare la possibilità di animare la materia inanimata, se in questa cosiddetta spirale di pseudovita trovano posto soltanto 5 sostanze, mentre la coesistenza presuppone l'esistenza di 6 sostanze? Kalkstein si contraddice! Molto bene. Metamorfosi è un insieme di sciocchezze. Ancora qui? Arrivederci. La prossima volta non venire mentre sto mischiando delle sostanze esplosive. Cercherò di non farlo. E queste armi possono colpire le chiappe degli alisori. Ci sentirà. Ammira la più grande officina di Temeria. Sono dannatamente fiero di creare armi per i nostri ragazzi. La formula va.
Il prezzo dello zolfo sta calando per colpa della guerra doganale con Redania. Ottima idea. Non c'è canaglia peggiore di un maggiordomo. Che sciocchezza. Perché hanno dichiarato la legge marziale soltanto in... Vivaldi è insolvente. Che catastrofe. Stai al tuo posto, Witcher. È quello che farò. Sono arrabbiata. Cosa ti porta qui? Lascia perdere. Hai sentito i prezzi di un pugno di sale? Prega di non portare dentro il fango. Va avanti. Perché hanno dichiarato la legge marziale soltanto in questo distretto? Non c'è niente di meglio di un buon affare. Non mi interessa. Fanno male i piedi. Hai sentito i prezzi di un pugno di sale? Non interrompermi. Non hai motivo di trovarti qui, capelli bianchi. Mio fratello ha donato tutto ciò che aveva all'ordine per diventare cavaliere. Sono così orgogliosa di lui. Non c'è niente di meglio di un buon affare. Va avanti.
rossa. Il quartiere è perso il suo fascino. Cosa ti porta qui? Lascia che lo esamini. Torna più tardi. Perfetto. Nessuno potrà dire che frequento il... Tu sei diverso. Benvenuto nel mio umile locale. Salve. Posso aiutarti? Il quartiere ha perso il suo fascino. Stai male? Chiude le porte. Mi piacerebbe bere qualcosa. Oh, sono... Tu rapisci i bambini e li trasformi in wizard. È molto pericoloso portare armi sulla schiena. Perché hanno dichiarato la legge marziale soltanto in questo distretto? Sembra che io abbia ritirato i miei soldi dalla banca di Vivaldi appena in tempo. Che c'è? Niente.
Che posto è questo? Una sala di gioco d'azzardo. Divertiti, mangia e bevi. Niente puttane, però. Con chi vale la pena di parlare? Se vuoi giocare a dadi, parla con Coster. Per bere, parla alla cameriera. Più persone conoscono questo posto, prima riceveremo una visita da parte dell'esercito. Non ci servono per di quelle spade giorni. Servono solo a fare scena. Per il fuoco eterno, che giornata fortuna. La mia fortuna cambierà dopo mezzanotte. Cos'è quello? Qualcuno bara, ma non voglio accusare nessuno. Sto controllando l'ingresso, no, in caso avvenga una retata. Per il fuoco eterno, che giornata fortuna. Non ho ancora perso tutto. Altre due mani e tornerò a vincere. Un'altra faccia nuova? I
clienti abituali staranno consigliando il posto. Questo lavoro sta diventando sempre più pericoloso. Non ho alcuna intenzione di marcire in prigione. La prigione non è poi così male. Sei forse un criminale. Questo posto è per la gente onesta. Comunque, temo più la legge marziale. E se la pena per ciò che sto facendo fosse la morte? Non basta qualche bustarella? I soldati si stanno facendo sempre più avidi e audaci. C'è agitazione nell'aria. Spero solo di essere lontana prima che scoppi la tempesta. Come posso aiutarti? Sei tu il proprietario? Gestisco soltanto il posto. I proprietari desiderano restare anonimi. E chi sarebbero? Sono la discrezione fatta persona. Anch'io. Vai in giro a fare una simile domanda e attirerai l'ira di una grossa organizzazione. Salamandra? Fuori di qui, ora! Fuori di qui, subito! O chiamerò i ragazzi! Sono stanco. Che c'è? Niente. Ho bisogno di riposarmi. Quelle spade servono solo a... Ho bisogno di riposare. Questa cosa è caldissima. Vai da capelli bianchi. Ammetto di trovarti. Il dovere mi chiama. Credi che gli scudi dei cavalieri basteranno a proteggerti dall'ira di Salamandra? Ti sbagli. Mi hai stancato. Sei soltanto una pedina. La situazione è oltre la tua portata. Ritirati finché sei in tempo. Che sciocchezze. Non giocare col fuoco. Nessuno ha mai sconfitto Salamandra. Capelli bianchi. Cosa ti porta qui? Lascia in pace mia figlia. Non voglio niente da tua figlia. Non ti credo!
Fuori dalla mia casa, maledetto vagabondo! Ascolta, buon uomo. Fuori di qui, o ti prenderò a calci! Preferirei una soluzione pacifica. Sparisci! Ne ho abbastanza dei tuoi insulti. Ti batterò con una sola mano, bastardo! Prendi questo! Dannazione, passa pure, ma non picchiarmi più. Geralt di Rivia. Sono un Witcher. Mi scuso per l'intrusione. Non c'è problema, sono incredibilmente annoiata. Da quando mio padre ha sorpreso qui il poeta Dandelion, non mi lascia più vedere nessuno. Ha sorpreso Dandelion? A fare cosa? Era qui per insegnarmi la musica. Un giorno mio padre è tornato dalla stazione commerciale prima del previsto. Stavamo provando la cantata Le lacrime di un fringuello. Mio padre entrò nel momento culminante. È forse una canzone oscena? No, è una canzone molto bella, davvero poetica. Mio padre non riuscì a capire come mai le prove si svolgessero senza vestiti. Si infuriò. Prese una vecchia balestra da dietro il guardaroba. Fortunatamente, la sua vista non è più quella di una volta. Hai sentito qualche pettegolezzo interessante? Niente. Mio padre non mi lascia uscire di casa. Arrivederci. Ancora tu. Arrivederci.
Sembra che io abbia ritirato i miei soldi dalla banca di Vivaldi appena in tempo. Quel menestrello non era niente male. Perché hanno dichiarato la legge marziale soltanto in questo distretto? Sei diversa, interessante. Sarò da te tra un attimo. Benvenuto nel mio umile locale. Salve. Posso aiutarti? Benvenuto nel mio umile locale. Salve. Posso aiutarti? Grazie. La cucina di Nilfgaard non è tanto male. Anche le cameriere sono piuttosto attraenti. A volte preferirei essere un contadino. Witcher. Buona fortuna. Sì? Riguardo quei salamander. Ci servono informazioni fondate, Geralt. Che vuoi dire? Portami documenti da entrambi i campi.
Sì? Posso chiederti una cosa? Ma certo. Vedo molti cibi costosi qui. Come ti senti, sapendo che Vesima è alla fame? Ah! Se aiutassi tutti i nullafacenti di questa città, andrei in bancarotta in un giorno. Ma se ne aiutassi qualcuno... Sono un uomo dai sani principi morali. Se dovessi aiutare i poveri, vorrei aiutarli tutti, senza eccezioni. Arrivederci. Saresti così gentile da prendermi un po' di patè? Il formaggio è molto più buono accompagnato da un est-est di San Rosso del 1228. Strano. Ben salve. Posso aiutare? Ho bisogno di riposarmi. Hai una stanza? Sì, fanno 5 oren. Chiudono le mani, devo battermi con qualcuno. Interessante. Sì? C'è una prostituta dagli occhi blu al bordello. Mia sorella non si sarebbe mai disonorata così. Corrisponde alla tua descrizione. Beh, cerca delle prove. È in ballo l'onore della mia famiglia. Farò il possibile. C'è qualche problema, Witcher? Stanno tutti bene. Ma sono lieto. Davvero? Hai importanza, Witcher? Sì. Purtroppo il mio codice di condotta mi proibisce di usare la mia posizione per benefici personali. Che codice? Non sono affari tuoi. Perfetto. Cosa ti porta qui? Witcher, lascia perdere. Per completare questo macello. Hai sentito i prezzi che chiedo? Non c'è niente di meglio di un buon affare.
Mio fratello ha donato tutto ciò che aveva all'ordine per diventare cavaliere. Non interrompere. Sono così orgoglioso. Mi sento al sicuro all'ombra delle mura cittadine. Sono arrabbiata. Non è per divertimento, ragazzo. Queste merci non possono costare tanto. Invece si muffio. Perfetto. Aspetta un diluvio. Sono gente rozza. Non hai motivo di trovarti qui. Sembra che io abbia ritirato i miei soldi dalla banca di Vivaldi. Hai sentito i pezzi di un pugno di sale? Non c'è canaglia peggiore di un maggiore. Preso! Ottima idea. Mio fratello ha donato tutto ciò che aveva all'ordine per diventare... Ottimo affare. Un Witcher, nascondete le vostre donne. La pioggia mi fa venire il mal di testa. Maledetta pioggia.
tempo ancora. Capelli bianchi. Dannazione. Quelle spade servono solo a fare scena. Potrebbero fare una retata da un momento all'altro. Servono solo a fare scena. Come posso... Dovrei... Oh, accidenti. Il lavoro è duro e la paga è una miseria. Quelle spade servono solo a fare... Ha funzionato. I cavalieri dovrebbero combattere i mostri. Lucifer, sono già in Terrozza. Non hai motivo di trovarti qui. Qualcuno vuole battersi?